Ciao gente, ben ritornati con questo nuovissimo episodio loquendistico di GTA Vice City. Oggi ho voglia di espandere la mia attività, quindi mi copro questo bellissimo locale. Mi è costata una fortuna sfacciata, spero soltanto che quel cocainomane di Ken, il fidanzato di Barbie, Ken Shiro, Ken di Street Fighter, cazzo se il caldo di Vice City mi sta dando la testa, sapete che io sono originario di Liberty City e non sono abituato a questo caldo, a Liberty City fa un freddo della Madonna, qui a Vice City fa un caldo che fa invidia alla Groenlandia. Bene, andiamo subito a fare questa prima missioncina, e spero che quel coglionazzo del mio avvocato non fa un'altra delle sue cazzate. Che vergogna, Tommaso Vercello che acquista un locale, io gli darei l'ergastolo, così perché sono un omino degli ergastoli, e il mio compito è di scassare la minchia a tutti i loquendisti, e che. Ah sì, mamma mia, sto fatto come una pigna. E Tommaso Vercello, figata assurda sto locale, ho installato apposta un minibar in questo ufficio, così ci ubriachiamo manco se fossimo a Capodanno. Ecco, lo sapevo che facevi un'altra delle tue cazzate, a che serve installare un minibar se abbiamo un bar intero al piano terra? Mi sa che ultimamente ci stai andando pesante con la coca, te devi da una cazzo decalmata. A proposito, hai presente il banco corrupto grande? È come serve uno scassinarello come sigello. Ha uno scassinarello dici? Bene e ancora bene, c'è uno che per il momento è in carcere, beh in poche parole dovrai travestirti da sbirro minchia e entrare nella centrale della pula, ma attento a non farti ridurti come un tossico. Ma va... Quindi devo travestirmi da sbirro minchia, come se non fosse la prima volta. Bene, allora mi sa che devo ancora mettermi quella divisa da frocio, e senza offesa per i froci, adesso con quella divisa che indosso di nuovo, probabilmente puzzerà di eiaculazione di elefante stagionato. Madonna che schifo, non dovrei nemmeno pensarci a ste cose, altrimenti potrei vomitare il cenone di Capodanno del 77. Tempo di mettere la divisa da frocetti, entrare nella caserma. E io fottere la scheda dei frocetti. E io da buon froceto scassinarello come sigello, vado a liberare. E tra poco i poliziotti devo inculare. E io sono bravo a rimare, ik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 
ragione. Attento però, se scateni un genocidio, ti becchi una bella ergastolazione. Oggi è l'episodio in cui si fanno rime a cazzo perché un paparazzo te lo mette nel culo e arriva come un razzo. Ci siamo, adesso usiamo la tessera e liberiamo il prigioniero. Bene, la porta del carcere si sta aprendo. Sei quello che mi farà fare i verdoni al banco corrupto grande, beh in poche parole la porto fuori di qui, ti piacerebbe riassaporare il gusto della libertà? Certamente, ma stai attento, pare che gli sbirrozzi si sono incazzati di brutto, falli fuori o altrimenti ci bucheranno peggio dei tossici. Bene, cari sbirrozzi, io me levo dal testicolo, sia destro che sinistro, è stato un piacere, ciao ciao! Merda, dov'è il veicolo per la fuga? Se non scappo vengo bucato seriamente come un tossico. E voi crepate brutte teste di rape che non siete altro. Con il grande Tommaso Vercello non si scherza. Come avete ben notato, sto mostrando di essere più cattivo di Sigello della dimensione di San Andreas. Io sono un bravo ragazzo e nessuno lo può negare. Adesso, con 4 stelle, è una impresa sfuggire a questi 4 piedi piatti mangia ciambelle manco fossero Homer Simpson, ciambelle. Cazzo, se l'auto si danneggia troppo, diventerò uno dei camionisti che trasporta del materiale infiammabile, forza bella bimba, fai sentire tutta la potenza dei cavalli, ma poi mi chiedo una cosa, perché si chiama cavalli. Non potevano chiamarsi capre o mucche. Non è che hanno tagliato i cavalli e ce li hanno messi tutti qui dentro. Probabile. Dammi la macchina razza di Facocero, Zeb 89 può accompagnare solo. Ora andiamo Lezzi Suini, sti poliziotti pop unti sono proprio dei Facoceri, ma lisciatemi le mele. Bibi di badi di bu, e la polizia non c'è più gente. Bene, ora caro scassinarello come Sigello, ti riporto a casa dolce casa. Nella casetta in Canada. Anche se siamo negli Stati Uniti, ma sti gran cazzi e che. Porta il mondo del bambino a casa sua. No, aspetta, sul foglio c'è scritto porta cam a casa sua. Devo smetterla di farmi di hashish.
mi sta uccidendo. Maledetto Tommaso Vercello, questa volta l'hai fatta davvero grossa. In più hai fatto scappare un detenuto. Non finisce qui, la prossima volta non andrà così bene. Un giorno ti ergastolerò, come quella volta che ti ergastolai di brutto 15 anni fa. Quelli sì che erano bei tempi. E li rimpiango pure, sei fortunato che i miei uomini ergastolatori sono degli incapaci, altrimenti ti sbattevo già in cella in un giro di una settimana. Dannato ficcanaso di un omino, ha sempre la sua risposta pronta. Eccoci arrivati, amico. Fatti trovare pronto, che se formiamo una squadra, faremo una rapina da paura. Cosa? Solo $1000 per sta missione? Fanculo. Ora scateno un genocidio di massa, fanculo gli ergastolatori, fanculo tutto, fanculo la SWAT, fanculo. Mi compro un locale che vale la fortuna e vengo pure pagato male. Ora assaporerete il 40 cm duri duri di Orazio, beccatevi sta eiaculazione esplosiva tutta in faccia. Che bello, adesso potete pure godere all'inferno, sì, l'inferno del sesso selvaggio, e che. E ve lo dico pure in napoletano, cari ergastolatori. Tenito bidon ramun nezzo postro cor. Quindi crepate malissimo e assaporate ancora un po' l'eiaculazione esplosiva, ti è, vi piace? Farvi schizzare in faccia e morire di piacere. E che sono uno sporcaccione annato. Ragazzi, termina anche questo episodio con loquendo di GTA Vice City. Al prossimo episodio, recluteremo altra gente per organizzare sta rapina al banco corrupto grande. Ci becchiamo al prossimo video. Dal vostro Capone, dal vostro Tommaso Vercello è tutto, ci becchiamo alla prossima, ciao! Brutto ficcanasso di un Tommaso Vercello, non solo liberi un detenuto, ma ora rompi le palle anche alla quiete pubblica. Sei proprio bergastolo! Ma ammalati, invece di scatenare casino per tutta Vice City, io ti darei il coronavirus e ti metterei in quarantena. Ancora una volta fai casino per Vice City senza indossare la mascherina. La prossima volta che vai in giro senza la mascherina, mando come sempre Di Luca con lanciafiamme. Muaaaaa! Scusate ragazzi, purtroppo anche l'omino del Covid deve rompere in ogni video, non bastava l'omino degli ergastoli. Detto questo vi saluto, e scusate ancora, se in questo canale, loquendo degli omini scassamaroni.